per commentare una vittoria, lo possiamo dire sofferta perché il Pescara vi ha messo in difficoltà. Ma voi vincete le partite facili a Pescara? No. E allora, quindi in Pescara ci ha messo in difficoltà in parte, ma io ricordo solo un tiro, altri tiri non me li ricordo. Non ricordo quale difficoltà. Poi se difficoltà avere il vento a favore e non sfruttarlo, allora ci ha messo in difficoltà. Noi secondo tempo il Pescara non è più uscito, abbiamo fatto gol, abbiamo creato altre due opportunità. Questo è calcio. Poco fa il direttore dell'Icarri, ai nostri microfoni, anche in studio, sottolineato come una gomitata di Golemiz Non l'ho poteva visto, essere. non l'ho visto, non voglio parlare di questo. La partita, dove vi ha messo nel primo tempo in difficoltà il Pescara? Sulle uscite? Ma dove? Non riesco a capire quale difficoltà avete visto voi. Primo tempo giocavamo col vento contro, cercavamo di giocare, ma col vento appena alzavi la palla ti tornava indietro. Quindi non vedo le difficoltà. Cioè io Pescara l'ho visto 3 volte, ma l'ho visto anche tirare in porta. Questa sera non mi ricordo i tiri che ha fatto. Studio per il tecnico Lerda. Beh, domanda. L'ultima, intanto do l'auricolare a Lerda così vi ascolta. Sì. Intanto salutiamo naturalmente Franco Lerda e al mio fianco Franco c'è Fabio. No, io al mister sicuramente non gli faccio nessuna Ciao, domanda Massimo. Ciao Fabio. sulla Ciao. partita, più o meno abbiamo già detto tutto. Al mister io lo saluto sempre con affetto, gli dico di continuare con questo trend perché ha perso quasi mai, sta subendo pochissimi gol. Il Catanzaro sì che è forte, ma secondo me il Crotone, anche con questi nuovi innesti che ha fatto a gennaio, se dovesse vincere lo scontro diretto può ancora dire la sua e glielo auguro con tutto il cuore. Grazie, io ti ringrazio Fabio, ma tu sai, hai fatto calcio a certi livelli, tu sai che le partite sono molto sempre difficili e complicate. Poi, se vogliamo discutere, possiamo discutere fino a domani. Io dico solo che il Pescara, voi lo conoscete molto meglio di me, è una squadra molto, molto importante. Cioè, noi con la vittoria di oggi siamo più 15, cioè più 15 a Pescara. Mi sembra che, voglio dire, parlare di discorsi buttati in aria ha poco senso. Quindi questa partita è stata in equilibrio il primo tempo e il secondo tempo secondo me abbiamo fatto meglio noi. Alla fine siamo stati premiati perché abbiamo fatto gol, tutto qui.